Allora, buonasera a tutti, io sono il dottor Max che vi parla da Dar es Salaam, da Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania. Allora, stasera naturalmente parliamo del piano B e piano C e ci siamo collegati un pochino in ritardo, insomma, stiamo facendo due chiacchiere con gli amici che si sono collegati. Stasera ci sono le partite, è iniziato il campionato del mondo e quindi, insomma, i maschietti sono, soprattutto i maschietti, sono occupati a guardare le partite di calcio. Allora, Renata mi ha fatto due domande. La prima domanda mi chiedeva qual è la situazione politica, diciamo economico-politica della nazione in questo momento. Parliamo ovviamente della Tanzania. E risponde alla prima domanda. Allora, la situazione qua è molto tranquilla, cioè. Non so se sei al corrente, il precedente presidente Magufuli è deceduto in circostanze misteriose, lo scorso, no, sì, quest'anno, nel marzo-aprile di quest'anno, e però è subentrata la vicepresidente, la chiamano Mamma Samia, e non è cambiato niente nella sostanza. All'interno è tutto regolare, tutto tranquillo, non c'è stato nessun. Tra l'altro, è tranquillissimo da quando è stata costituita negli anni 60-65, hanno fatto l'unione, no? Con Zanzibar, l'hanno chiamata poi Tanzania, prima si chiamava Tanganyika, e da quel momento in poi hanno unito queste 100-110 tribù. E vivono pacificamente. Diciamo che i tanzaniani sono conosciuti come un popolo pacifico. Per esempio, si distinguono molto dai kenyoti. In Kenya invece sono un pochino più tosti, un pochino più fisici proprio nella loro natura come africani. Questi sono un pochino più loquaci, sono dei tranquilli, non amano gli scontri, le beghe, non amano la guerra. Ecco, sotto questo punto di vista, anche il governo, rappresenta in un certo senso i cittadini. Questa non è una vera e propria democrazia, ammesso che non Max, è scusami, successo, sì, che succede? secondo te è meglio la Tanzania o Zanzibar? Allora, fammi finire di fare tutta la spiegazione per Ok, Renata, poi dopo mi fai questa tranquillo, domanda perché tranquillo. c'erano anche un altro. Allora, dicevo, come si sa, ammesso e non concesso, dicevo che la democrazia esista, questa non è democrazia, eh? C'è un paese solo, scusate, un partito unico che gestisce tutte le cose. E c'ha alcuni vantaggi, naturalmente c'ha anche altri svantaggi, però io non ho la sensazione di stare in una nazione in cui non c'è libertà. Anzi, devo dire esattamente l'opposto, c'è molta più libertà qui, essere libero, molto più libero qui di quello che potevo essere a New York io o di quello che potete essere voi in Italia, soprattutto con questo casino che è successo con questa finta pandemia. Questa, ti ho dato la risposta, Renata? Mi Sì, senti? grazie. Mi manca la Ecco. risposta del conto corrente per un'eventuale Allora, sì, residenza. ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. Allora, no, non c'è assolutamente bisogno di tutto questo e ti spiego perché. Allora, quando funziona così, qui ci sono tre tipi di classi, la classe A, la classe B e la classe C. Detta in due parole, se vieni qua e devi lavorare per un'azienda, allora, è un pochino più complicato venire perché devi dimostrare che c'hai delle qualità particolari. Del conto corrente in quel caso non interessa niente a nessuno. Va bene? Caso più generale. Caso un pochino più particolare, te hai qualche soldo in tasca, vuoi venire qua perché ti vuoi spostare qua e vuoi stare tranquilla per 2 o 3 anni. Allora, qui a questo punto interviene il discorso dell'età. Te quanti anni hai? Se te lo posso Sono chiedere. pensionata, ne ho passato 60 da Ecco, tanto. allora te non hai Scusa, non voglio nessun. dirlo.
Scusami, ma io te Scusa. l'ho dovuto chiedere perché se no non capisco, capito che Hai ti ho chiesto ragione, la ho scusa e passato tutto l'altro. 60 da Non tanti occorre che anni. tu entri nei dettagli, sei pensionato, va bene? Allora, nel Ok, caso sì. tuo, io ho spiegato già diverse volte, è molto semplice ottenere la residenza come pensionata. Te sei nella stessa situazione in cui sono io. Io ho 63 anni e ho ottenuto la residenza in maniera molto semplice. Sì, mi hanno chiesto i soldi che avevo in banca, però devi capire una cosa. Qui siamo in Africa. Qui le regole non sono le regole, sono le regole africane. Siccome non esiste una data, un'età precisa nella legge del migrazione, in questo caso per i pensionati, è uso dire che quando uno ha 60 anni, ha superato 60 anni, può andare in pensione. Dei veri soldi che hai in banca gli interessa poco e ti spiego perché. Perché il visto dura 2 anni. Quindi quello che te devi dimostrare è che hai soldi a sufficienza per mantenerti 2 anni. Siccome qui il costo della vita è molto basso, in realtà ti bastano pochi spiccioli per stare qua. Non occorre che tu abbia soldi che devi dimostrare o che devi trasferire dall'Italia a qua. Assolutamente no. Primo punto. Secondo punto, tieni presente che siamo in Africa, quindi tutte queste pratiche che io faccio per i miei clienti sono tutte pilotate. Cioè, te devi convincere me che sei una persona, tra virgolette, seria e che puoi venire in Africa, in Tanzania, attraverso, tra virgolette, il mio aiuto. Non devi convincere il governo. Una volta che hai convinto me, io mi attivo per farti ottenere, diciamo, la carta, in questo caso per la residenza. Mi sono spiegato? Sì, perfetto, grazie. Benissimo, prego. Allora io do benvenuto a Riccardo Morzini. Io, Riccardo, vi mando un messaggino, vi dico ciao, così almeno vi memorizzo, perché voi non mi potete scrivere, almeno vi memorizzo, se c'è qualche cosa poi ho la memoria, no, del contatto. Altrimenti tante volte intervenite e poi io non vi posso più nemmeno contattare perché non vi ho scritto un messaggino. Riccardo, hai per caso domande stasera per me? Ovviamente parliamo della Tanzania, di Zanzibar e un possibile trasferimento anche temporaneo, vista la situazione di emergenza in cui l'Italia versa. Hai per caso domande per me? Prego, non siate timidi, eh? Fate tutte le domande che volete. Ecco, A vedo che livello di Riccardo. risorse naturali, Sì. la Tanzania com'è messa a livello di risorse naturali, quindi acqua, boschi, quelle cose lì? Sì, allora guarda, dunque, siccome ho parlato dell'acqua, devo fare una precisazione importante. In Tanzania ci sono due stagioni, no? Cosiddette, di piogge, ci sono le grandi piogge e le piccole piogge. Il problema è che negli ultimi 2 anni non è piovuto abbastanza e quindi c'è in questo particolare momento, in questa zona qui, non nel nord della Tanzania, ma in questa zona qui, non avendo piovuto abbastanza, c'è carenza d'acqua. Quindi ogni tanto la devono chiudere. Siccome non c'è acqua a sufficienza, ovviamente anche le centrali elettriche lavorano a scarsamento ridotto, si direbbe. Quindi ogni tanto devono tagliare anche la corrente, però tenete presente tutti quelli che mi ascoltano che non c'è nessuna emergenza, nel senso che è una cosa che si sa, no, si sa, è una cosa temporanea, si spera che nel momento in cui comincia a piovere, che è già piovuto ultimamente un pochino, la cosa si risistema autonomamente. Questa è un'emergenza, tra virgolette, soprattutto di questa zona qui costiera della Tanzania, ma non c'è la stessa emergenza a Zanzibar, dove invece, almeno per quello che posso sapere io, non c'è nessun problema di questo tipo. Allora, la Tanzania è uno dei paesi più ricchi al mondo. Mi ha fatto la domanda sulle risorse naturali, no? Qui c'è praticamente tutto, però siccome queste risorse non sono ancora, diciamo, state oggetto di interesse delle multinazionali, perché
per tutta una serie di ragioni anche storiche, della Tanzania non se ne parla e nessuno sa niente, infatti molte non sono ancora sfruttate. Per esempio, hanno trovato un giacimento di gas, uno dei più grandi al mondo, a sud della Tanzania, mi sembra un paio d'anni fa. Ovviamente c'è oro, c'è argento, c'è uranio, c'è praticamente, qui c'è praticamente tutto, senza considerare le bellezze naturali, perché la Tanzania è la destinazione numero uno al mondo per quello che riguarda i safari, e lo sappiamo. E infatti l'industria ha ripreso molto bene negli ultimi cinque mesi, è incrementata del 40-50% e stanno costruendo moltissimo, nei parchi, hotel, insomma, piccoli alberghi, cose di questo tipo. E poi c'è il Kilimanjaro, che sapete è una montagna unica al mondo, fantastica, e poi c'è le spiagge. Che le spiagge, tra le più belle spiagge al mondo c'è per esempio la spiaggia a Zanzibar di Kendwa, dove io porto sempre i miei clienti, che è una spiaggia fantastica, sabbia bianca, mare aperto, c'è il tramonto proprio lì davanti proprio al naso, è una delle spiagge più belle al mondo. Quindi se si deve fare, per darti la risposta, no? Se si deve fare una valutazione, è probabilmente una delle destinazioni, dal punto di vista paesaggistico e naturale, di natura, gli animali, come ti ho detto, queste cose qui, paesaggi, secondo me è una delle più belle al mondo. Perché forse soltanto l'Italia ha come bellezze naturali, proprio di natura, o forse la Francia in alcune zone può stare dietro, ma questa è molto più ricca, perché noi mica ci abbiamo il Kilimanjaro, mica ci abbiamo gli animali, noi ci abbiamo altri animali. Abbiamo tanti animali, ma non abbiamo gli animali della savana, purtroppo. Non abbiamo delle bellissime spiagge, però voglio dire, è sicuramente più completa, è una delle nazioni, secondo me, se non la nazione numero uno in termini di completezza. Non so se ti ho dato la risposta, però questo è quello che penso io. Hai altre domande? Simone, buonasera Carlo, ti mando un messaggino veloce, se avete domande intervenite pure. Prego, fate domande, non siate timidi. Io volevo parlare anche di cripto stasera e di altre cose, soprattutto fatemi fare un piccolo intervento, così intanto parlo di una cosa, mentre ci pensate. Allora, dunque, vediamo da dove partiamo. Vi leggo questo, c'è stato il 15 e il 16 di novembre a Bali, in Indonesia, il famoso G20. Andateveli a vedere i paesi del G20. È ben importante, sono cose molto importanti anche a livello proprio di informazione culturale. Importante. Allora, vi leggo quello che dice il resoconto finale al punto 23. Allora, si parla sostanzialmente di vaccinazioni a livello globale, planetario. Dicono, l'articolo 23 dice: riconosciamo la necessità di rafforzare le capacità e la cooperazione di produzione di prodotti sanitari locali e regionali, nonché reti globali e regionali sostenibili di ricerca e sviluppo per facilitare un migliore accesso alle VTD, che significa vaccini, terapie e diagnostica, a livello globale, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e sottolineiamo l'importanza del partenariato pubblico-privato e il trasferimento di tecnologie e la condivisione delle conoscenze a condizioni volontarie e reciprocamente concordate. Tenete presente che questo qui è sempre burocratese, cioè si legge sempre male sta roba. Sosteniamo l'hub di trasferimento tecnologico del vaccino mRNA dell'OMS e tutti i portavoce in tutte le regioni del mondo, con l'obiettivo di condividere tecnologie e know-how tecnico a condizioni volontarie e reciprocamente concordate. Accogliamo con favore la ricerca congiunta e la produzione congiunta di vaccini, inclusa una cooperazione rafforzata tra i paesi in via di sviluppo.
Allora, ascoltate bene quello che dice la seconda parte. Riconosciamo l'importanza di standard tecnici e metodi di verifica condivisi nel quadro dell'IHR, che vuol dire International Health Regulations del 2005, per facilitare viaggi internazionali senza soluzione di continuità, interpolarità e riconoscimento di soluzioni digitali e soluzioni non digitali, inclusa la prova delle vaccinazioni. Sosteniamo il dialogo e la collaborazione internazionale continui sulla creazione di reti sanitarie digitali globali affidabili come parte degli sforzi per rafforzare la prevenzione e la risposta a future pandemie che dovrebbero capitalizzare e basarsi sul processo di standard esistenti dei certificati digitali Covid-19. Insomma, in pratica, con questo articolo 23, soprattutto nella seconda parte, che cosa ci dicono? C'è qualcuno che ha capito il messaggio di fondo di questo punto? Intervenite pure, se qualcuno ha. Semplicemente che questi qui ci vogliono appioppare il Green Pass, cioè, diciamo eterno, perché questa qui praticamente per poter fare un viaggio, per poter muoversi da casa, bisogna assolutamente avere il siero magico. Bravo, esattamente. E Inclusa la praticamente prova questa delle qui. vaccinazioni. Brava, Eli. Sì, proprio così. Quindi Continua, vai. praticamente se io non so. Devo venire in Tanzania, per ipotesi, devo pensare all'ipotesi di venirci in nave. No, sarà la stessa cosa. Loro mica ti Anche. parlano certamente, mica ti dicono voli aerei e basta. No, no, anche se ci vieni a nuoto, hai bisogno del vaccino, te l'assicuro io. Hai E capito? quindi. Ti far Sì, fregare. no, io ho capito che. E quindi ascolta bene quello che ti dico io. La tua analisi è perfetta. Allora, come si dice, no? Nella medicina, prevenire è meglio che curare. Allora, che cosa ci si può inventare per risolvere questo problema qui? Tieni presente che ora te mi segui da poco, ma io queste cose ve le ho dette 2 anni fa, quando ho cominciato a fare i primi interventi che è venuto fuori la pandemia. Ve l'ho già detto tutto, chi mi segue sa che è 2 anni che dico queste cose qui. Siccome sono in Tanzania e siccome le sapevo già queste cose qui, io mi sono organizzato in una maniera tale per cui ci sono due possibilità. Ascoltate bene. La prima possibilità è quella che veniate qua e facciate un vaccino Johnson & Johnson, che è l'unico che è a disposizione in questo momento qua, perché col vaccino Johnson & Johnson, siccome non ha scadenza, non fatevi fregare, il vaccino Johnson & Johnson, ci sono degli studi scientifici che hanno dimostrato che è più affidabile degli altri, senza richiami. Va bene? Quindi vuol dire che quando fate il vaccino Johnson & Johnson, praticamente per 2 o 3 anni, poi chissà quello che succederà nel futuro, però almeno per 2 o 3 anni siete a posto. E poi c'ho una seconda possibilità della quale non posso parlare in diretta. Chi è comunque sensibile, è interessato e vuole saperne di più, mi può contattare direttamente tramite Telegram. In questo caso sto parlando su Telegram, mi sto scrivendo a tutti. Vale anche per amici, parenti, naturalmente, tutti quelli che ne hanno effettivamente bisogno, no? Ci sono molti che sono stati sospesi per questa stupidaggine qui di Penso questa che vaccinazione. la seconda è interessante perché il primo Johnson & Johnson, francamente, neanche lo shampoo io userei. Ascolta, Eddie, sii Sì. paziente, voglio dire, sii moderata in quello che dici, Sì. perché. E capisci? Non Sì, generalizziamo io troppo. Anch'io posso no, essere nel d'accordo senso che sullo shampoo. stavo scherzando, Siate. Sì, bravo. Ecco, Stavo va bene, va cercando bene. di alleggerire la Bravo, pesantezza bravo. di questa ultima cosa perché Bravo. francamente Va bene. quel codice 23, lì, articolo 23, non so cosa sia, è bello pesante. Sì. Allora, io ho scritto un libro di 1043 pagine che si intitola Nuovo Ordine Mondiale, è quello che si chiama un'opera unica. La maggior parte di voi non lo conoscete.
Io lo do, lo mando adesso gratuitamente per chi mi segue per i miei due canali, Destinazione Estero, Tanzania, Piano B o Piano C, o Consulenza Oro, che l'oro va in onda il sabato mattina alle 9, e invito tutti naturalmente a partecipare, perché i soldi andrebbero tenuti da tutte le parti in questo momento, meno che in banca, eh? Quindi la diversificazione per diversificazione. Seguendo il principio della diversificazione, bisognerebbe investire in questo particolare momento solo in oro e soltanto in oro. Fra l'altro, il prezzo è anche particolarmente basso, e io faccio anche un po' di consulenza su quello. Un attimo soltanto, voglio salutare Michele. Buonasera, ciao, come stai? Tutto bene? Mi senti? Ciao Massimo, Fa un sì, ciao saluto Massimo, veloce. tutto bene, Non ti grazie. voglio Ciao. disturbare. Ciao, ciao. Ecco, allora, dunque, dicevo che l'obiettivo, a seguito di questo lavoro che ho fatto, che chi vuole me lo può richiedere, e gli mando il link per scaricare naturalmente il formato ebook gratuitamente. Quello sul materiale cartaceo è disponibile, ma mi costa un po' di più naturalmente, sono 1042 pagine. Nel capitolo 9 io vi spiego che questi vogliono vaccinare tutti. Non pensate che trovate, cioè, non, lavorateci su questa cosa qui. Lavorateci su questa cosa qui, perché il loro obiettivo principale è, entro il 2025, per loro stessa missione, è di vaccinare tutti. Quindi io vi invito, magari chi non gli piace la prima soluzione, di contattarmi sulla seconda, perché io la soluzione ce l'ho e mi fermo qui perché non posso dirvi altro. Va bene? Allora, vi ho letto questo punto qui, che era naturalmente una delle cose. Oh, loro si non hanno deciso niente a Bali, eh? Loro si riuniranno di nuovo a dicembre, mi sembra di aver capito, però in linea di massima, un po' più, un po' meno, le decisioni loro l'hanno già prese tanti anni fa. Queste sono solo cose formali, gli danno un certo, fanno finta di pensare se la vogliono fare o meno questa cosa, ma è già stata decisa da Bill Gates e Company anni e anni fa questa qui, eh? Vogliono vaccinare tutti. Quindi bisogna capire cosa possiamo fare seguendo la legge, no? Se facendo niente di grave, cioè seguendo in un certo senso la legge. Però bisogna fare qualcosa per difendersi, no? Se no che si fa? Si subisce, subisce, subisce senza mai fare niente? Ci vuole anche un po' di azione in quello che facciamo. Avete altre domande sul piano B e piano C? Prego. Io non ho. Simone, attendi un attimo, via, sii cortese. Diamo la precedenza alle signore. Edi, prego. Sì, nessun problema. No, no, io volevo solamente dire che una delle cose che mi piace di questo canale è questo, diciamo, aggiungere anche delle spiegazioni. Secondo me è utile, diciamo, associare l'informazione di andarsene con anche, diciamo, delle soluzioni, motivazioni, eccetera, eccetera, insomma, di come Bene, fare. ti ringrazio, Nulla è doveroso. grazie. Prego, Simone. Beh, prima non a caso ti ho chiesto per quanto riguarda risorse naturali, in quanto volevo capire quanta possibilità c'è di rendersi autonomi anche magari con i vari progetti, quindi la possibilità eventualmente di creare una comunità autonoma e più possibile autosufficiente. Per questo era prima, ti avevo chiesto sulle risorse naturali, perché Allora, andare all'estero e trovarmi in una situazione, meno male, occidentalizzata, con istituzioni e quant'altro, non mi cambia molto sotto la forma di istituzioni, perché quello che fanno qua in Italia poi arriverà anche nel resto del mondo. Quindi invece l'idea era proprio di fare comunità autosufficiente il più possibile, non vuol dire che sarà totalmente autosufficiente, però si cerca di fare sempre il più possibile. allora, guarda, ti ringrazio di questa domanda.
molto interessante e ti do questa risposta. La Tanzania e Zanzibar, Tanzania, è forse l'unico paese al mondo che ti può permettere di portare avanti un progetto del genere e realizzarlo, diciamo, nel 90% di tutto quello che te puoi usare, dalle energie alternative alle coltivazioni biologiche, biodinamiche, tutto quello che te ci vuoi mettere ce lo puoi mettere e non ti rompe le scatole nessuno, credere o non credere. Avrai delle difficoltà ovviamente organizzative e logistiche, perché qui siamo in Africa, eh? Quindi, capito? Le cose funzionano all'africana, però te qui puoi fare qualsiasi, se te c'hai il visto regolare e il capitale per farlo, puoi fare qualsiasi cosa tu voglia e non ti rompere scatole nessuno. Ma lo sai, ti dico di più, siccome questa è una cosa che ho capito a un certo punto, chi mi segue sa che io ho fatto diversi interventi con Morris Sun, e che il buon Morris a un certo punto si è fissato con la Costa Rica. Io l'ho pregato di riconsiderare la sua scelta e di venire qua in Tanzania, perché io conosco molto bene il Costa Rica. Lui non farà niente in Costa Rica, perché io lo conosco bene e so confrontare le problematiche che devi affrontare per portare avanti un progetto del genere, perché anche lui, no, vuol fare un villaggio di quelli lì, là e qua. Là non te lo fanno fare, non ci pensare nemmeno. Qui puoi fare qualsiasi cosa. Ve lo dico perché lui, a questa mia considerazione, non ho mai nemmeno risposto. E intanto il suo progetto sta per fallire, fallirà. Mi dispiace dire queste cose, perché in un certo senso Morris mi sta simpatico, mi ha dato tanto spazio per i miei interventi e quindi di questo lo devo sempre ringraziare, però purtroppo qualche cappellata ogni tanto la fa e la dice, e glielo dico in senso bonario. Anche un mese fa gli ho mandato un messaggio dicendogli: guarda, ho parlato con Susi, come va il progetto, a che punto siete, di a Morris che in qualsiasi momento mi può contattare, la sua destinazione, quello che vuol far lui lo può far qui, non là. Però mi ha risposto zero, mi ha detto: ti ringrazio, poi vediamo più avanti, il progetto sta andando avanti, quando invece so che il progetto era in atto. Comunque lasciamo perdere questo discorso. Ti ho dato la risposta, Simone? Sì, bene o male sì. Cioè, ho capito che sono molto permissivi e, essendo in Africa, ci sono eventuali difficoltà a livello logistico e quant'altro. E, allora, a questo punto viene da chiedere un po' di informazioni basi, del tipo la lingua ufficiale parlata ed eventuali malattie che si possono incontrare in Tanzania, perché adesso nella mia mente luogo comune Africa uguale malaria uguale alcuni tipi di malattie non così leggere, e in caso di necessità dove cavolo vado a curarmi nei miei luoghi comuni, perché non conosco niente dell'Africa, quindi sì. Allora, guarda, quindi la prima domanda è la lingua ufficiale. Allora, scusami, sì, la lingua ufficiale è il Kiswahili, si chiama. È una lingua che hanno messo insieme negli anni 60 utilizzando 6-7 lingue diverse. È venuta fuori questa lingua che è parlata in 5-6 stati, in Kenya, in Ruanda, in Uganda, negli stati limitrofi, no? Dalla Tanzania. E non è una lingua difficile. Si pronuncia l'alfabeto come si legge, no? Tipo quello nostro, quindi per noi è abbastanza facile. Io ti dico la verità, è un anno e mezzo che sono qua e non l'ho ancora approfondita, no? Cioè, ancora studiata, e mi sono però dato come obiettivo il 2023 per diciamo almeno studiarla, no? Insomma, le cose di base,
molto, come si dice qui, pole pole, piano piano, perché io non ho particolare fretta, perché io parlando l'inglese, qui fai praticamente tutto quello che devi fare, no? Però anche per cultura mia personale, già che ho pianificato di stare qui magari almeno per i prossimi 10 anni, se possibile, naturalmente sarebbe stupido, no? Rimanere qua e non imparare la lingua del posto. Ecco. La seconda domanda è? Appunto, le eventuali malattie che si potrebbero incontrare, perché appunto nella mia testa ha uguale malaria, e eventualmente dove ci si potrebbe curare in caso che non ci sono cure naturali verso queste malattie, diciamo. Allora, ti dico una cosa che sorprenderà anche gli altri amici che ci seguono. Sorprendentemente, la malaria colpisce principalmente soggetti di colore. Non colpisce noi, bianchi. Colpisce loro. E parlavo proprio oggi anche con un'amica, una cliente che mi è venuta a trovare, è arrivata oggi. E non mi chiedere perché io questo non lo so. Secondo la scienza medica dovrebbe succedere esattamente l'opposto. E quindi noi dobbiamo stare tranquilli sotto questo punto di vista, così come dobbiamo stare tranquilli nei confronti di tutte le altre malattie. Esiste una malattia delle vie urinarie che si chiama UTI, che è un'infiammazione appunto delle vie urinarie, è abbastanza comune, sembra che sia soprattutto trasmessa nei bagni, sai, nei bagni pubblici, perché qui l'igiene sinceramente è quella che è, e questa è un po' tra virgolette la malattia forse che affligge un po' anche noi, perché tutti, affligge tutti, forse l'ho presa anch'io, ho avuto una della febbre, io non avevo nessuna infezione urinaria, davo un bagno tranquillamente senza problemi, però sono andato a farmi delle analisi ed è risultato che avevo questo benedetto UTI. Io sapete come me lo sono curato? Con l'acqua del cocco, sapete che il cocco all'interno c'ha l'acqua, no? L'acqua e il limone. Mi sono preso 4-5 cocchi al giorno per 3 giorni, al terzo giorno ero guarito. Ho controllato la dieta, molto importante quando si è malati, invece spesso e volentieri si mangia tutto e non bisognerebbe farlo, e in 3 giorni era a posto. Ecco, queste sono proprio le cose di cui devi guardare. Le altre sono tutti aspetti relativi alla salute, ma che riguardano magari, che ti posso dire, incidenti che puoi avere, no? Magari, insomma, che ti puoi rompere una gamba o ti può avere un piccolo incidente, ecco, tutte queste cose qui. Allora, in quel caso lì, per dare la risposta all'altra domanda che mi hai fatto, qui bisogna distinguere. Piccoli interventi e piccole cose te le fanno qua e non ci sono problemi. Poi, quando uno viene e decide di rimanere, c'è la possibilità di fare l'assicurazione privata, che mi dicono funziona benino, quindi con quella sei a posto almeno per il 90-95%. Per le cose gravi, invece, per le cose gravi mi riferisco quando magari uno viene un infarto, oppure soprattutto deve fare un intervento perché c'è un tumore, una cosa così, in linea di massima vanno in India o vanno in Europa oppure in America, dove hanno la possibilità economica di andare. È chiaro che se ti becchi un infarto di quelli brutti brutti, e muori in tutto il mondo, muori anche in Italia. Quanta gente muore al giorno di infarto, no? È una delle cause più frequenti di morte nel mondo occidentale, e muore anche qua. Cioè, in un certo senso, se devi morire, muori lo stesso, no? Capisci? Ecco, e quindi c'è la possibilità di, con un minimo di esperienza, no? Di stare abbastanza tranquilli, di curare la salute. C'è più possibilità di curarsi la salute qua che in Italia, eh? È evidente. E qui non c'è mica nessun tipo di vaccinazione obbligatoria, assolutamente. Qui si mangiano quasi tutti i prodotti naturali, non le schifezze che si mangiano noi oggi, purtroppo, eh? E quindi vivono meglio loro sotto questo punto di vista che noi. Loro purtroppo non hanno molte cose, non hanno la tecnologia, non hanno molta prevenzione, per esempio, dentale, no?
quindi tante volte hanno una carie, potrebbero andare dal dentista e risolvere il problema in 2 ore, e magari non ci fanno tanto caso. Quando ci vanno, la carie è talmente grande che il dentista deve levare il dente. Ecco, cose anche un po' strambe di questo tipo ne ho viste anch'io, che non sono comprensibili per noi, no? E in effetti però sono negligenti. Tutto quello che è prevenzione qui non esiste, purtroppo. Non hanno prevenzione nella cura dei denti, non fanno la pulizia. Ecco, tutte queste cose qui purtroppo l'africano non ce l'ha ancora in testa. Però per tutto quello che riguarda il resto fanno una vita molto più sana e naturale di noi. Su questo non c'è un bel dubbio. Ti ho risposto? Sì, grazie. Prego. Allora, ci sono altre domande? Fatele pure, eh. Non, come dicevo, non siamo avete timidi. Io ci avrei altre cose, vorrei parlare delle... Via, vi leggo questa cosa qui su. Non vorrei appesantire troppo, perché non, fra l'altro non fa nemmeno tanto parte del discorso. Però siccome anche qui si parla di situazioni e problemi economici, no? La moneta, moneta grande, uno deve fare una valutazione di spostarsi all'estero, si sposta all'estero anche perché ci sono problematiche legate a queste cose qui, no? Difficoltà di trovare lavoro se uno lo perde. Uno che ha 40-45 anni o l'ex perde il lavoro, che va a fare? Se c'è qualcuno ad ascolto che magari deve capire che sono anche a 40 anni, uno oggi in Italia perde il lavoro, non lo ritrova più il lavoro. Bisogna che ragioniate un po' anche su queste cose qui. L'Italia è un paese fallito e finito. Ora non vi voglio spaventare, io non amo, insomma, questi interventi della gente che vi spaventa, dove fa qui, attenti qui, attenti. No, però bisogna vedere le cose per quelle che sono. Lo tsunami sta arrivando, bisogna che agiate. Non dovete venire in Tanzania, ma dovete avere nel cassetto un piano B, anche se fosse un trasferimento a Nizza in Francia, dove sicuramente si sta meglio che in Italia in questo momento. Anche dovesse essere una cosa così, non c'è nessun problema, perché siete in Europa, siete vicini a casa. La Francia, come vi ho detto, per certe situazioni si vive molto meglio che in Italia. Ecco, una cosa anche semplice di questo tipo qui, ma dovete farvi un progetto alternativo, piano B, in alternativa all'Italia. Ecco, questo è quello che una persona responsabile di coscienza dovrebbe fare, come prima cosa. Come seconda cosa, state attenti ai soldi in banca, perché se ci sarà il grande reset, in inglese grande reset vuol dire azzeramento. Secondo voi che cos'è l'azzeramento di che cosa? Dei vostri conti correnti, eh? Che credete che sia? Vi diranno: il conto corrente oggi in banca non ce l'hai più, ve lo mettiamo in un microchip, usi il telefono, dei soldi contanti come oggi non li vedi più. Se invece mettete i vostri risparmi in oro, l'oro rimane vostro e sarà sempre vostro, non ve lo toccherà nessuno, soprattutto se vi affidate a questo istituto col quale lavoro io posso garantire, insomma, nei limiti del buon senso, per questo istituto in Germania, ma non posso garantire gli altri istituti che fanno un lavoro simile, perché non tutti sono sotto trust. Trust è un fondo fiduciario. Chi vuole maggiori informazioni mi segue sabato, perché l'argomento è vastissimo. L'unica cosa che può fare nel frattempo è andare sul mio sito a menteaperta.net e leggersi il report che ho messo insieme sulla storia dell'oro. Almeno si fa un'idea generale, poi mi segue sabato e poi comincia a studiare la materia, perché anche voi dovete fare il vostro lavoro, invece che affidarvi a degli esperti senza sapere assolutamente niente. I soldi vostri che avete
messo insieme con grande sacrificio, dovete essere responsabili ed investirli e darli comprando oro a persone o ad aziende fidate, no? È chiaro. Ci sono altre domande? Allora faccio, guarda, non vi sto a leggere niente, ve la dico così. E pochi giorni fa io ho scritto sulla mia pagina di Facebook, era il 10, no? Era il 10. Allora, il titolo del libro è Il Nuovo Ordine Mondiale, Renata, scusate un attimo, mi fa una domanda. Aspetta, eh? Ecco, più tardi ti mando, più tardi o domani ti mando il link per scaricarlo, va bene? Allora, era mi sembra il 9 o il 10 di novembre, ho detto porca miseria, l'11 è 11-11-22. 11-11-22 è una data molto particolare, è una data particolare perché c'è una scienza che si chiama numerologia abbinata alla gematria e alla cabala, tutte cose spiegate nel libro queste, che tiene in considerazione, in molta considerazione, le date e i numeri. E 11-11-22 era una data molto particolare. Ho scritto, dovrà sicuramente succedere qualche cosa. Io non so, non sapevo qualcosa, che cosa potrà capitare, no? L'ho buttata lì anche in maniera un po' provocatoria. Allora, non è apparentemente non è successo niente. Poi ho letto il discorso di questa azienda delle cripto che è fallita, si chiama FTX, la potete vedere, FTX, se no vi leggo qualcosa, io vi dico qualcosa io adesso, che guarda caso l'11-11-22 è fallita. Uno può dire, vabbè, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Ricordate quello che è successo alla Lehman Brothers? Nel 2008? Ecco, questa qui è un'azienda molto nel settore che faceva una raccolta in proporzione molto superiore a quella che raccoglieva la Lehman Brothers a Wall Street, a New York. Molto superiore, perché era la seconda azienda in termini di raccolta. E qui, in questo articolo che io ho messo insieme, informazioni che trovate su internet, purtroppo sono quasi tutte in inglese, questo è il problema vostro, è stata pompata a livello politico dai democratici, sembra, americani, spropositamente, li hanno creato intorno con una azione di pubbliche relazioni il presidente Clinton, Tony Blair, e solamente hanno intervistato e loro hanno suggerito, consigliato di comprare cripto con queste aziende, no? Naturalmente hanno speso talmente tanti soldi che nel momento in cui le quote azionarie alla borsa hanno avuto una flessione, perché sapete che le cripto sono in pratica quasi tutte fallite, falliranno quasi tutte le cripto che conosciamo adesso noi oggi in questo momento. Do il benvenuto a Liam, buonasera Liam, sto parlando di criptovalute. Quando i clienti hanno cominciato a richiedere i soldi indietro, naturalmente hanno bloccato i pagamenti, soltanto credo un 5-10% sono stati evasi e gli altri 90% perderanno tutto. Non guadagneranno, sarà un'altra Enron. Enron, se vi ricordate, è stato un'altra grossa. Questi sono degli schemi, Tom Ponzi si chiamano, schemi Ponzi, per cui, scusatemi, non Tom Ponzi, è un altro personaggio americano, schemi Ponzi, per cui si fa una grande raccolta di soldi a livello piramidale, chi è in cima guadagna un sacco di soldi, poi nel momento in cui c'è un tracollo gli altri perdono tutto, esattamente quello che succederà a tutti quelli che hanno investito in cripto. Io è 2 anni che vi dico queste cose qui. State lontane dalle cripto. Se si andrà al grande reset, tutte le cripto che conoscete oggi spariranno in un secondo e saranno rimpiazzate dalle cripto vere, quelle che saranno garantite dall'oro, dall'argento, dal rame, dal palladio e dall'iridio, di cui io ho parlato 2 o 3 settimane fa per la prima volta in Italia.
E ve le dico anche, si chiameranno Ripple. La Ripple sostituirà nelle transazioni il dollaro e sarà garantita 1-1 dall'oro. La seconda si chiama Stellar, sarà garantita dal silver e probabilmente, da quello che posso aver capito io, dovrebbe, usiamo sempre il condizionale, sostituire l'euro. Poi queste due dipendono, come posso dire, dal Fondo Monetario Internazionale, diciamo così. Poi c'è il Xinfin, che coprirà la Cina e il mercato asiatico e sarà garantito dal rame 1-1. Poi ci sarà l'Algorand, collegata al Palladium, Palladio, sempre nel rapporto 1-1, e poi ci sarà la IOTA. Tutte queste saranno coordinate e regolamentate dalla regolamentazione ISO 20020, sulla quale stanno lavorando. Ora, se questa ipotesi è vera, questa tabella è vera, noi si ritornerà non al gold standard dopo il grande reset, perché queste sono quelle che entreranno in vigore dopo il grande reset, ma ritorneremo o avremo un mineral standard, che sarà l'equivalente del gold standard che avevamo prima, che a una certa età se lo ricorda, ma che io spiego bene nel report. Ora, tutte queste belle cose coinvolgeranno principalmente l'Occidente, no? La Cina, eventualmente, la stessa Russia, e l'Occidente, tutto l'Occidente. Non pensate che i BRICS ne rimangano fuori, non rimangono fuori assolutamente niente. Solo avranno dei sistemi di transazione alternativi, questo sì. Però la digitalizzazione andrà avanti indipendentemente da quello che loro decidono di fare, questo è evidente. Tanto è l'America che decide tutto, il mercato anglosassone, che piaccia con il Vaticano, che piaccia o che non piaccia. Allora, se questa cosa andrà avanti e sarà collegata appunto all'oro, all'argento, al rame, al palladio e all'iridio, stranamente non c'è il litio, non lo so, forse ci sarà poi un'altra moneta, perché il litio è molto importante, no? Come metallo. Immaginatevi il valore dell'oro a quanto andrà. Adesso è 54, ieri era 55, probabilmente andrà a 100, a 150, 200, perché più vale l'oro e più loro possono stampare Ripple, più vale l'argento e più loro possono stampare Stellar, quindi hanno il loro interesse, quello di stampare più moneta digitale possibile, e quindi più andrà su il valore dei metalli preziosi. Capite quello che vi intendo dire? Mi seguite? Riuscite a seguire quello che dico o sono troppo cose troppo tecniche? Io ti seguo, solo che secondo me ci sono un paio di considerazioni sulle valute che la maggior parte della gente ignora. Cioè, o meglio, una valuta, una moneta è tanto forte quanto viene usata e ufficialmente riconosciuta. Quindi sì, questo è quello che magari vogliono fare, mi chiedo l'euro digitale in tutto questo discorso dove si colloca, però stiamo sempre lì, una comunità che, diverse comunità che non riconoscono le valute ufficiali, ma si creano una loro valuta, la loro valuta prende potere man mano che viene riconosciuta e utilizzata, perché alla fine il potere della moneta è in base a quanto viene riconosciuta o utilizzata, nulla di più. Puoi legarla a quello che vuoi, ma se non viene utilizzata e neanche riconosciuta, non ha potere. Questa è la mia sì. Opinione. Allora, Simone, ti invito a leggere il report nella parte quarta. Io parlo un po' dell'euro, no? E spiego, non io, ma per voce di un autorevole professore universitario, che
l'euro, sull'euro c'è il copyright. Ora, una, su una moneta non ci può essere il copyright, perché il copyright è un istituto, si dice, di diritto privato. Cioè io, non so, invento una cosa e ci metto sopra il copyright perché l'ho inventata io. E la moneta è un istituto di diritto pubblico. Quindi questa incongruenza, è un'apparente incongruenza, nella realtà ci dice che noi non siamo proprietari delle monete. Noi le utilizziamo perché le abbiamo guadagnate. Però chi è proprietario delle monete è la banca centrale e come tale le può richiamare, convertire in moneta digitale o chiuderti il conto o dirti, non lo so, raccontarti quello che vogliono in qualsiasi momento e te non puoi fare niente. Quindi l'obiettivo finale, al di là di tutte le considerazioni che si possono fare, è quello, dovete capire, non so se riuscirò a spiegarvelo, è quello che non è così sicuro tenere i soldi tutti i soldi in banca in questo momento, ma sarebbe bene per chi ce li ha, magari c'ha anche 20-25 mila euro da investire, diversificarli comprando oro. Poi quello che dici te è giusto per le monete fiat, ma una moneta fiat non vale niente. Da che cosa è garantita? Non è più garantita nemmeno dall'oro oggi, no? Nel 76 Nixon lo levò questa cosa qui, quindi è garantita soltanto da quello che si dice il valore nominale, quello che c'è scritto sopra, e dal fatto che tutti l'accettano. E va bene, ma questo sistema qui tra poco, Simone, non esisterà mica più, perché con l'inserimento della moneta digitale che poi ti inseriranno in un microchip e ti metteranno sotto la cute, sotto la pelle, te i tuoi soldi non li vedrai nemmeno. Loro in qualsiasi momento potranno bloccare il microchip, se te non hai pagato la multa e sei fregato, non puoi comprare il pane, non puoi andare in giro, non puoi fare niente. La direzione in cui stiamo andando è questa qui, dobbiamo documentarci di più. Io lo spiego nell'appendice del volume 2 questa cosa qui, per bocca diretta, testimonianza diretta di Nick Rockefeller. Ma quanti di voi le sanno queste cose? Quanti? Nessuno. Ma non le sanno nemmeno i professori universitari, eh? Molti le sanno, ma fanno finta di non saperle. Quindi, piano B e piano C, benissimo. Piano B e piano C, abbiamo detto, sono la priorità. Però dopo c'è subito quella del mettere il patrimonio, quel poco che c'è, al sicuro. Non è questa materia della consulenza oro, ma poi di parlare dell'oro, ma vi faccio un'altra considerazione veloce. L'euro ha già perso il 13-14% rispetto al dollaro. Se ci sarà, come ci sarà sicuramente, un asprimento della situazione in Ucraina, perderà ancora di più, quindi più l'euro perde, meno oro comprate. Avete pensato a questa cosa qui? Parte l'inflazione, in 6 mesi vi perdete il 50% del capitale. È già successo tante altre volte nella storia. Guardate quello che succede in Argentina, sta succedendo adesso tutti i giorni. Quindi, secondo punto. Terzo punto, studiate di più, dovete documentarvi di più, tutti dobbiamo documentarci di più. Il loro vero punto di forza è che hanno la conoscenza e loro sanno come controllarci. Noi no, non sappiamo quello che loro vogliono che noi si sappia, e basta, che sono quasi tutte bugie. Ecco, quindi discorso libro Nuovo Ordine Mondiale, io affronto diversi argomenti. Guardate che io non ho niente da vendervi, il libro ve lo do gratis. Ma vi do gratis anche il prospetto del piano B e piano C per chi è interessato. E poi la consulenza bisogna pagarla, perché bisogna fare le cose seriamente. E vi do gratis tutto il lavoro fatto sul report dell'oro, che bene o male mi ha preso quasi 2 anni. Quindi io il mio l'ho fatto, ma voi dovete fare qualche cosina di più. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo, perché purtroppo molti non fanno assolutamente niente. Sono lì adesso a guardare la partita che inizia tra poco,
con la partita si risolve qualsiasi problema, no? Ecco, bisogna veramente riuscire a fare il salto di qualità. E io sono molto preoccupato, perché a me non me ne frega niente, io sono qui tranquillo, però c'è la famiglia in Italia. E pensate che anche loro capiscano queste cose che dicono, che sto dicendo? Anche loro capiscono poco o nulla. Quindi, come vedete, con questo atteggiamento qui di nonchalance, di pensare che via poi le cose si sistemeranno, non si sistemerà assolutamente niente senza, diciamo, una nostra maggiore partecipazione attiva. Via, non vi voglio annoiare troppo. Ci sono altre domande? Se no, magari stasera chiudiamo qua. Abbiamo fatto un 45 minuti, va bene anche così. Gli argomenti principali li ho trattati, in un certo senso, vi volevo, insomma, fare un follow up velocemente di queste cose qui. E tutte cose che comunque trovate su internet, sono mai abbastanza disponibili, però sono in inglese. Prego. Un'ultima domanda, sempre. Sì, sì, vai pure. Prego. Volevo chiedere se può ripetere il nome dei minerali preziosi. Ha nominato il litio, oltre all'oro l'argento, ha nominato il litio e altri minerali preziosi. Allora, per cui guarda, io personalmente... Guarda, te li dico in ordine, va bene? Allora, le monete, te li dico, monete... E poi ti dico a che cosa sono collegato. Così intanto cominciate a memorizzare anche il nome di queste monete digitali. Il dollaro si dovrebbe chiamare Ripple. Ripple, ovviamente in inglese, R-I-P-P-L-E. E sarà collegato in un rapporto di 1-1 all'oro. La seconda moneta si chiama Stellar, come stella con la R finale. E sarà collegato sempre il rapporto di 1-1 con l'argento. L'altra moneta si chiamerà Xinfin, X-I-N-F-I-N, rapporto 1-1 con il rame. L'altra moneta si chiamerà, chiamiamole monete, Algorand, la sigla sarà Algo. Rapporto 1-1 con il palladio. Infine c'è la iota, come te lo dico, I-O-T-A, che sarà collegata 1-1 con l'iridio. Non ti ho menzionato il litio. Ti ho fatto la considerazione che almeno in questa tabella non hanno messo il litio, che a mio avviso è molto più importante dell'iridium. Però magari mi sbaglio, magari utilizzeranno il litio per un'altra moneta, è molto probabile. Ogni moneta dovrebbe essere poi forse collegata, abbiamo capito, no? A un minerale, perché questa è l'unica cosa che dà garanzia alla moneta che si emette, perché se non c'è nessuna garanzia e si ritorna al sistema fiat, che è quello che ha causato il tracollo dell'economia, stampano moneta così come si può stampare un giornalino e non va bene, no? È evidente che non va bene. Anche perché poi quella moneta lì, che poi si chiama quantity easing, non è che sono soldi che danno a noi, no? Quei soldi lì, lo sapete dove vanno a finire? Alle banche. E vanno a finire a puntellare, a creare la bolla economica, la bolla finanziaria tipica, che c'è anche oggi, in questo momento, di cui parlo da due anni, a Wall Street, con 33.000 punti venuti fuori non si sa da che cosa. E quanti tesi, tutti i soldi sono andati a finire lì. Che credete, che li è andati a noi i soldi? Se li stampano per loro, no? Ti dicono che li stampano. Noi si pensa che vengano immessi nell'economia reale. In effetti non ci arriva niente nell'economia reale. Vanno a sostenere le aziende, le principali aziende che fanno parte del Dow Jones, che sono le 30 principali aziende di cui ho parlato ripetutamente nei miei interventi, che sono le aziende controllate dagli Illuminati. Voi pensate che io racconti delle novelle? Io documento sempre quello che dico, se no piuttosto non ne parlo. Leggete il libro, spiegato tutto lì, andatevi a vedere i video, cito tutte le fonti per bene dalla A alla Z.
Altre domande? Un'ultima domanda da completamente ignorante e poi vado a mangiare. Ma in Tanzania c'è la possibilità di commerciare tipo col baratto evitando di usare moneta? Beh, questo certo che c'è la possibilità, se vai in un villaggio di quelli tipici tanzaniani esiste ancora il baratto, soldi non ce l'hanno, uno ti porta un pollo e te gli dai 5 kg di riso. Siamo a questi livelli qui, poi. Sì, no, è una cosa molto Ovviamente devo dire interessante. baratto, no? Devo dire baratto. Sì, Ma come ha detto? cosa molto interessante in quanto questo aumenta le probabilità di vivere in modo autonomo, senza moneta, senza banca, senza niente. Certo, certamente, certamente. Certo. Va bene, vi Prego. saluto che vado a mangiare. Buona Buona serata a tutti. serata. Io Buonanotte, signor. Ci sentiamo la settimana sono. prossima, eh? Ciao. Ciao, Liam. Io sono arrivato tardi, volevo fare, non so se è una cosa che è già stata detta, dato che stai parlando di criptovalute, ma riguardo Sì. Bitcoin, che cosa mi dici? Non so se l'hai già detto, chiedo scusa se No, hai già. no, no, ne ho parlato in passato, in tempi proprio remoti, uno dei pochi autori che ha criticato il Bitcoin, ma non criticato, cioè, che l'ho voluto criticare, io non voglio criticare niente, nessuno, però mi sono sempre chiesto, scusate un attimo, devo salutare Franco. Ciao Franco, buonasera. Ciao. Ciao Massimo, scusa per il Allora, ritardo, ma sto no, facendo piove. niente, figurati, ci mancherebbe altro. Allora, Liam ha fatto una domanda sul Bitcoin. Io mi sono chiesto, no? Ma questo, ho fatto un po' di ricerca. Io non sono molto addentro a queste cose. Io ho fatto le mie ricerche, poi ogni tanto faccio le mie cose, no? Le mie approfondimenti, diciamo. E tutti parlavano di sto Bitcoin, sto Bitcoin, sto Bitcoin. Ma io mi sono fatto questa domanda, ma questo Bitcoin come ha fatto a diventare così famoso? Ma voi pensate che uno, pur geniale che possa essere un ragazzo, magari di questi giovani, no? Di questi geni che ci sono, si mette lì al computer, inventa il Bitcoin e lo fa anche in una maniera come ce l'hanno venduto, completamente sicura, inattaccabile? E se è così inattaccabile, poi come ha fatto a perdere l'80% nell'ultimo anno? Cioè, ma io non lo so, ma anche tutta questa gente che si occupa di questi bitcoin, che vende questi bitcoin, ma non ha la minima idea di quello che dice. Ma chi volete che ci sia dietro al bitcoin? Ci sono le banche, c'è Wall Street, c'è chi aveva bisogno di creare un prodotto civetta, si chiama in termini di marketing, per dimostrare e far vedere che anche una moneta digitale poteva essere sicura, poteva essere inattaccabile, per forza, come preparazione al mondo che stanno creando, in cui ci saranno solo monete digitali. Per far questo dovevano dare la sensazione che c'era una moneta che accidenti, è una moneta digitale, ma con la quale si fa tanti soldi. Quindi loro ci hanno fatto tanti soldi finché gli è tornato comodo. I soldi li ha fatti loro. Chi credete che l'abbia fatto? Chi l'ha inventato nel laboratorio? No! È comunque un prodotto di successo che è arrivato ai livelli in cui è arrivato, adesso sta precipitando anche quello, perché è stato super pompato da Wall Street e da chi aveva interesse a farlo. Perché se non fosse stato parte del sistema, l'avrebbero distrutto in 30 secondi. Lo dovete capire come funziona il sistema, perché questi controllano tutto, te lo fanno fare una cosa se te sei all'interno del sistema, se no non te la fanno fare, non fai assolutamente niente, perché in 30 secondi ti distruggono. Ok? Ora, Non sono d'accordo. Eh? Non sono d'accordo, è un discorso un po' troppo semplicistico. Adesso Va ce bene, ne sarebbe da parlare ascolta, parecchio. Liam, ascoltami. Io non ho tanti discorsi da fare invece. Leggiti la trilogia, documentati un po' a 360 gradi e poi mi vieni, se ne riparla di nuovo dopo. Perché il problema è che
Il problema è che noi vediamo la televisione, ci sono questi esperti che parlano, che ci dicono delle cose, che rimaniamo come ipnotizzati da tutta questa gente qui. Ma io ho vissuto 21 anni a New York, io lo so come funziona il sistema. Con chi pensate di parlare in questo momento? Io so quello che dico, se no non lo direi, userei sempre il condizionale. Allora, cominciate a approfondire sempre quello che vi dicono riguardo a queste cose, ma approfonditelo veramente. Ma non lo potete fare voi perché non conoscete l'inglese. Allora, il Bitcoin è un prodotto di Wall Street, punto. Questo, guarda, te lo dico sicuro al 1000 per 1000, e devono soltanto decidere se spazzarlo via con l'avvento delle nuove monete digitali o lasciarlo lì ancora per un certo periodo, non lo so, a fare che cosa. E purtroppo quello che ti sto dicendo e quello che è successo al Bitcoin, mi dispiace Liam, conferma quello che ti ho appena detto, perché se no il Bitcoin sarebbe ancora a livelli stratosferici con tutti i soldi che hanno pompato nel sistema. Come mai le cripto stanno crollando e hanno perso l'80% nell'ultimo periodo? Spiegamelo. E tutti te le pompano, e tutti te le pompano, invece di pomparti l'acquisto dell'oro, che è l'unica cosa da fare in questo momento, ti pompano le cripto. Ma certo, veramente, guarda, bisogna essere dei geni per fare una cosa così. Comunque, Liam, non ti voglio convincere di niente, io non c'ho niente da vendervi, ma hai fatto una domanda e ti ho fatto il mio commento. Prego. Posso dire una cosa, Max? Ero curioso di sapere la tua opinione, Max. Sì. Per carità, ognuno, giustamente, bisogna studiare, bisogna approfondire. Questa diceria c'è, per carità, c'è anche questa diceria, ma non c'è solo questa. Potrebbe essere anche diverso. Io spero sempre che sia diverso, anche se bisogna suffragarlo appunto coi fatti, con le prove, con tutto quel, tutti gli allora, studi Liam, e approfondire. Liam, Franco, poi ti faccio intervenire. Io ho 3 amici che 2 anni fa avevano investito in cripto. Gli ho detto state attenti, investite almeno il 50% adesso che le cripto stanno andando bene in oro. Ora si lamentano che hanno perso l'80% del capitale. Massimo, avevi ragione, sai, ma quel momento lì. Ecco, 3, Poi io, non è che io ci abbia 10.000 persone che mi seguono, ma 3 sono tante, In percentuale. Prego Franco. Sì, allora io da informatico, però tra virgolette, c'è un punto debole per chi non vuole vaccinarsi per l'uso delle criptovalute, perché tra non molto, e questo è sicuro, se tu vuoi accedere a utilizzare internet dovrai avere un codice, cioè sarà legato tutto al Green Pass o a quello che sarà al posto, esatto, del Green Pass. Tu quindi non accederai e non potrai usare le cripto per fare le transazioni. Semplice. Esatto. Bravo Franco, ti ringrazio. Ne avevamo già accennato la volta scorsa. Sì. Che sia tutto implementato all'informatica, Green Pass, chi più ne ha più ne metta, questo è poco ma sicuro, andremo da quella parte lì. Dovrai andare su uno stato dove non adottano questo sistema per fare le transizioni, cioè è assurdo, è ancora per poco però. Va bene, bisogna guadagnare tempo, no? Come ho detto tante volte, non necessariamente qui sarà sempre un paradiso come è in questo momento, può darsi che fra 10 anni cose cambiano anche qui, però intanto me la sono goduta altri 10 anni senza rotture di palle, mascherine e tutto questo viaggio. Altre domande? Va bene, via. Allora, dunque, direi che a questo punto ricordo che vi do appuntamento
per approfondimenti sull'oro sabato, perché è interessato, sono sempre cose abbastanza interessanti, perché non ci sono molte persone in Italia che vedono queste cose. Alle 9, io sarò alle 9, sono a casa, poi dopo scappo con la mia cliente nel pomeriggio, andiamo a Zanzibar per il solito giro. Oppure vi do appuntamento per la prossima settimana, sempre facciamo alle 19, vai, così almeno funziona un pochino migliore. E poi ricordo che il link per scaricare la trilogia sono a disposizione, chi vuole me lo può mandare gratuitamente, lo stesso per il prospetto piano C per gli amici che mi seguono sui canali. E ricordo che naturalmente per chi soprattutto vuole approfondire il discorso dell'oro, la lettura del report è essenziale. Oltre a quella, poi ho messo a disposizione due integrazioni, due PDF, che sono, diciamo, quelle che danno delle spiegazioni ulteriori che io non ho voluto e potuto trattare sul sito, e che però sono essenziali per capire bene come e dove comprare l'oro. Anche il discorso dell'oro sfuso, non oro sfuso, eccetera, eccetera. Allora, se non ci sono altre domande, io darei la buonanotte a tutti, e augurandovi una buona serata, e a risentirci presto. Buonanotte, grazie. Ciao Massimo. Buonanotte, ciao Massimo. Ciao, ciao. Buonanotte. Ciao.